Lo scioperante è un lavoratore che ha preso coscienza della sua condizione di sfruttato e deliberatamente affronta la lotta e sacrifici sempre maggiori, onde rivendicare i suoi diritti. Queste sono belle parole, tutte vere nel momento dell'azione, combadolati davanti e i compagni a cui basta dar l'esempio perché gli facciano il muro, ma poi. Quando uno sciopero si trascina, come crescono le difficoltà, crescono le tentazioni. Siamo sì a spasso, ma non come da disoccupati e col chiodo fisso di trovare lavoro. Durante uno sciopero si tratta di resistere, cioè di aspettare. Tempo per disperdersi e bestemmiare e lasciarsi pigliare dalle voglie ce n'è quanto se ne vuole. Le ore non passano mai. E un caldo, un'afa. Ci si domanda come riempire la giornata, la gente che vive senza aver bisogno di lavorare, e ci si risponde che al solito è questione di denaro. Si potrebbe andare al gioco del pallone, alle diurne dei caffè Chantant, sotto la pergola dell'osteria di Porta a Prato o ai bagni addirittura. Invece, per non scendere in piazza Santa Croce e sentirsi ripetere sempre le stesse domande, oziose dal momento che la risposta è una, aspettiamo, questa volta sono loro che devono mollare. Si preferisce mettersi in mutande e ciabatte dentro casa, con porte e finestre spalancate per creare del riscontro. La giornata dura un'eternità e la notte non si riesce a dormire. E siccome siamo giovani, si fa più spesso l'amore. Passata mezzanotte si comincia a respirare. Sull'alba, all'ora che di solito ci si alza, bisogna accostare le persiane, fa quasi freddo, col solo lenzuolo. Ersilia dice: finisce che questo sciopero ce lo ricorderemo, ma non si rifiuta. Anche lei è giovane e le piace. Malgrado le preoccupazioni, ella sa che i negozianti continueranno a segnare. Farà più treccia questa settimana, rinnoverà il debito con la strozzina. Intanto anche lei, e per lei è come una vacanza. Un momento di gioia che non ci si aspettava e che, giovani come siamo, non si può negarsi e a maggior ragione non si può negare all'uomo che si ama. Ora lei esce a far la spesa, armata di sfacciataggine e sorrisi, col bambino in collo. Lui arriva fino alla camera del lavoro, torna e il desinare è rimediato. Lo aspetta un altro pomeriggio, fino alla sera, che c'è la riunione con Del Buono. Alla sezione del partito ha preso in prestito l'ultimo numero di Critica Sociale. Si sforza di leggere. C'è un'afa. Malgrado tutto sia spalancato, non spira un filo d'aria. L'istinto lo porta al davanzale. Sono giorni e giorni che ronzano attorno alla finestra i suoi pensieri. Si librano di pochi metri e vanno a posarsi sul davanzale sovrastante, dove sta affacciata, ora che il sole batte, di rimpetto, la bella Idina. Avrà bevuto mezzo litro d'aranciata e ci crede signor Metello, ho più sete di prima. La sete la leva soltanto il vino. C'ho anche quello. Tengo sempre un fiasco avvolto in un panno bagnato come mi ha insegnato lei. Ne vuole? È proprio una tentazione. Aspetti, porto un po' d'aranciata anche per libero. Ma forse ne gradisce anche Ersilia, glielo chieda. Sono solo. Ersilia è andata da sua madre in San Frediano col bambino. Oh, allora posso venire su io? Non è per questo, è che anch'io sono sola. L'uscio non me lo può aprire? Certo, se lo dice lei. Così era incominciato una ventina di giorni prima. Ida compiva gli anni, diventata maggiorenne lesosa. Al mattino Ersilia le aveva fatto gli auguri e donato un mazzo di garofani, veri questi e freschi, da un centesimo l'uno. Ida aveva trascorso la giornata a casa dei genitori e la sera aveva invitato Metello ed Ersilia a prendere il caffè, ma se volevano anche la cioccolata. Sposa da 2 anni e le entrava adesso nei 21 anni di età. Una grandata. Si invecchia, ripeteva squittendo, e a Metello prudevano le mani.
Comunque la vista non era stata, la visita non era stata tanto lunga da farlo spazientire. Il bambino si era appena addormentato e, quanto lontana da lui una rampa di scala, Ersilia era preoccupata di saperlo solo. Si stavano accomiatando allorché Cesare disse, ma senza malizia, come per congedarsi appunto con un moto di spirito: scioperante, parente di scioperato, stia attenta, signora Ersilia. Ersilia sorrise. Lei per educazione, e Metello guardò il mosaicista alzando le sopracciglia e scuotendo la testa, in modo che poteva interpretarsi come di assenso, ma anche come di commiserazione. E una volta entrati nella propria casa, mentre Ersilia si abbatteva sul suo petto dando sfogo alle risa, non la battuta di Cesare, ma l'espressione con cui Metello l'aveva accolta, la divertiva. Metello commentò: «Io non ho ancora capito se lui è più imbecille o lei è più esosa». E ancora qualche ora dopo, con Ersilia addormentata al suo fianco e più in là il bambino, egli non riusciva a prendere sonno. Tuttavia, non era allo sciopero che pensava, né ai suoi compagni, né a Badolati o Madì, ma a quei due del piano di sopra, come se non li conoscesse da 2 anni ormai e non avesse formulato da tempo su entrambi un giudizio che gli sembrava indiscutibile e definitivo. Ora, più che pensare, farneticava. Cesare era un bravo artigiano, ma un uomo di spirito no davvero. Non c'era una cosa che lui e Cesare avessero in comune. A Cesare piaceva Wagner più di Verdi e trovava soltanto becera la prosa di Augusto Novelli di Novellino, il tono delle sue polemiche come le sue commedie. Non aveva mai messo piede al gioco del pallone, mai fatto un bagno in Arno, mai bevuto fuori dai pasti. C'era da meravigliarsi non fosse un bacchettone. Comunque i preti, anche se non andava in chiesa, li rispettava. Fanno il loro mestiere, diceva. Secondo Cesare, tutti facevano il loro mestiere, come non esistessero mestieri sporchi e mestieri puliti. Non bisogna vedere tutto nero, c'è più onestà di quanto non si creda e dove meno ci si aspetterebbe. Parlava come un terziario, era un uomo d'ordine, affermava di rispettare tutte le idee, forse perché in proprio non poteva dirne di averne. Se una ne aveva, era questa, che coteste idee, o rosse o bianche o nere, non portassero che alla confusione. Dei Bubù diceva, a mio parere, confusione l'avevano portata tanto Crispi con la guerra d'Africa, quanto Bresci col suo regicidio. Come coloro che erano scesi in piazza nel 98 e i generali che gli avevano sparato addosso, pari e pari. Non si era mai arrischiato a dirlo, ma era una considerazione che gli si poteva attribuire. Quando comincia il bubù, non si sa mai dove si va a finire, diceva. E perché avesse a noia quella che lui chiamava confusione, era facile da capire. Se c'è del bubù, gli stranieri non vengono e quelli che ci sono scappano. Poiché la sua clientela era formata soprattutto di stranieri, l'Italia intera viveva sui forestieri. Oltre a non pensare, Cesare vegetava invece di vivere. Sempre nel laboratorio che aveva ereditato dal padre, e il resto della giornata perso dietro i capricci della moglie. La domenica al Pagliano e qualche dopocena nella sala interna del Caffè delle Colonnine. Dovevano essere degli anni che non usciva d'intorno Piazza Santa Croce. Non aveva nemmeno fatto il militare. A furia di star curvo sul telaio, fin da ragazzo, gli si era deformata la cassa del torace. Forse in tutta la sua vita non era mai andato più in là del Lungarno e di sotto i portici. Bisognava quasi persuaderlo che dalle parti delle cure del Romito erano sorti e si ingrandivano dei nuovi quartieri, nuove fabbriche, nuova vita. Sì, diceva, non ne dubito, un giorno ci dobbiamo andare. Si rivolgeva alla moglie cercando di passare inosservato, le sfiorava la mano. Lei rispondeva: no, no e no, non ci verrò mai se prima non mi porti al mare. Non mi interessa che questi siano i mesi buoni per il passaggio dei forestieri. Se non mi ci porti, ci vado da sola. Lui diceva: va bene, d'accordo, ma non ti arrabbiare, se no poi ti fa male lo stomaco tutta la notte. Ci andiamo al mare, quest'estate ci andiamo. C'era da alzarsi e da chiedere: permette, signor Cesare, che gliela dia io a nome suo, a sua moglie, una labbrata?
ma lo sguardo di Ersilia, furbo, ridente, che nondimeno implorava, lo tratteneva. Se Metello interveniva, interveniva per dire: di qui a quest'estate, signora Ida, più panico e meno uccelli. L'estate era venuta e i Lombardi avevano affittato una camera in pensione e una cabina da Pancaldi. Lei, essendoci stata da bambina, aveva preso gli accordi per corrispondenza. Dal 30 al 30 di giugno e luglio, Cesare si era persuaso a lasciare il laboratorio nelle mani del suo primo lavorante. Ne aveva tre di lavoranti. Era un datore. Anche se ci rubano qualcosa di guadagno, ce lo dovranno pur far trovare, aveva detto Ida, cotesta sera del compleanno. La bella Edina, tutta fronzoli e gesti e risatine, ma proprio per questo Cesare se ne doveva essere innamorato. Il vuoto sotto la fronte gli aveva fatti combaciare. Ella, si diceva Metello, era quanto di più antipatico, di esoso ci sia al mondo e porti la sottana. E definirla esosa, antipatica, ora gli sembrava quasi un complimento. Nell'amore sui tetti che aveva visto ad Alfieri in platea, a loro quattro, a un matinée domenicale, il fidanzato diceva alla sua dama: «Vien vi esosa, dammi un bacio». Era l'alba e ci pensava ancora. Si misero a strillare le rondini, si annunciò di lontano il venditore di pane fresco e lui era più sveglio di 6 ore prima. Di lì a poco sentì pesticciare al piano di sopra, un passo leggero. Era lesosa, si era alzata, mezza nuda di certo. Aveva dei seni da star dentro la mano, lo si immaginava anche di sopra il vestito, e le cosce lunghe, poiché aveva alto il sedere. Era una ragazza e con quel marito. Metello scoperse di non aver mai avuto a che fare con una ragazza ancora minorenne e di aver perduto in quei 2 anni una grande occasione. D'improvviso si sentì pieno di vergogna. Ersilia si era alzata dalla sua parte, aveva aperto gli occhi e subito li aveva richiusi, si era tirata il lenzuolo sotto la gola, era annicchiata. Metello trattenne nel respiro. Al piano di sopra i passi fecero l'inverso cammino. Ersilia sussurrò: «Sei sveglio?» «È l'abitudine», disse lui, disse, «tra poco mi sarei dovuto alzare». «Ma se non è ancora passato il lattaio». «Quanti anni sono, Ersilia, che ci siamo sposati?» «Lasciami dormire finché passa il lattaio e ci sveglia il bambino». 2 anni e mezzo, nemmeno, 2 anni e 4 mesi. Tu ne avevi 20 appena e io 27 compiuti». «Bravo», lei disse, «giocali all'otto». Si voltò a guardare se il bambino era coperto e tornò a rannicchiarsi vicino al marito. Egli era turbato, scontento di sé, dei suoi recenti pensieri, di secondo in secondo sempre più animoso. Confusamente capiva che ora possedere la moglie era come sporcarsi e sporcarla anche moralmente, ma anche significava allontanare da sé con energia, con furore, cotesti pensieri e testimoniare ad Ersilia, in un modo per lei inaspettato ma comunque gioioso, la sua fedeltà e il suo affetto che non erano mutati. Le carezzò sulle cosce, le scoperse il ventre. Lei ancora tra il sonno si sentiva fresca, malgrado il sudore sotto la gola. Non avrebbe voluto e nondimeno era già vinta. Desiderosa soltanto che gliela carezzasse ancora e che nell'amplesso che si attendeva fosse dolce, leggero, che la prendesse senza scomporla. Egli si era girato sul fianco e la costringeva supina. La baciò sulla bocca. «Non hai ancora aperto gli occhi e fai la spiritosa». Ella aveva abbassato le palpebre e sorrideva. «Giocali all'otto», ripeté. Egli si sollevò sui ginocchi e nello stesso istante il bambino si destò. Chiamò la mamma, che gli fu subito vicina, e lo cullava e non poteva trattenersi dal ridere. Era il terzo sabato dello sciopero. C'era Olindo che aveva dormito in casa loro su una branda in cucina, lo si sentiva tossicchiare. Arrivò il lattaio ed Ersilia gli calò il paniere. Quindi Metello si poté alzare e pur risentendo a momenti durante la giornata la stanchezza per la notte trascorsa in bianco, fu ugualmente attento e padrone dei propri nervi fino alla sera, quando si ebbe lo scontro con Badolati. Dopo cena, in pari con la propria coscienza, il sonno lo colse di sorpresa come il suo bambino. Si addormentò al tavolo, la testa sul braccio, mentre Ersilia rigovernava e Olindo l'aiutava ad asciugare le posate. Idina gli era uscita di mente, ma per poco.
L'indomani domenica al Pagliano, davanti la Traviata con la Bellincioni, che in questa occasione aveva il Bonci come Alfredo, Wagner e Wagner, gli disse Cesare, chiamandolo dalla finestra, ma con una violetta simile anche Verdi ci deve fare la sua figura. Mi permette di invitare lei e la signora? Quando si è in colpa ci par d'essere sempre pedinati così, se un pensiero si conficca in testa, anche il volar di una mosca sembra prestabilito. Ora tutto contribuiva ad avvicinarlo a Edina e a farlo invaghire di lei. Ella venne col vestito rinnovato il giorno prima, quello della maggiore età. Come non trascurò di ripetere, aveva metà braccia nude e un vezzo azzurro a due giri che le ricadeva sul seno. Metello scoperse che le sue pupille erano davvero tutte nere, e le orecchie piccole piccole, con le bucole anche azzurre, ma della stessa foggia di quelle di Ersilia. Guarda i miei orecchini, gli chiese. Li ho comperati a Ponte Vecchio, ho voluto copiare Ersilia. Lui disse: peccato, confesso. E fu un modo di non venir meno al suo atteggiamento, insieme egli solo lo sapeva, di indulgere a un complimento. Nondimeno gli sembrò che lo sguardo di Idina brillasse, come se ella avesse penetrato cotesta sua intenzione. Il Pagliano era uno splendore d'ori, di luci e di velluti rossi, ma se si voleva trovar posto in loggione, bisognava, dopo aver acquistato i biglietti, mettersi in coda 2 ore prima che facessero la porta. E non appena quelle maschere davano la via alle belve, occorreva lanciarsi di corsa, lavorando di gomiti, aiutandosi con le grida, su per le scale. Uno scalino guadagnato, erano tanti posti strappati al centro della piccionaia, di dove si vedeva e sentiva come dal palco reale, 4 ordini sopra. Cotesta Domenica, nel sali sali, Ida inciampò su uno scalino. La turba che veniva dietro stava per calpestarla e non Cesare, ma Metello fu lesto a sorreggerla, prendendola sotto le ascelle e facendole fare di volo gli ultimi gradini. Ella era leggera, una piuma e tutto un sorriso. Poi, nella corsa finale per la conquista della panca, una volta sedutisi, erano venuti a trovarsi, sì come sempre, le 2 donne in mezzo, ma, contrariamente al solito, Idina stava accanto a Metello. La sua sottana gli batteva sui calzoni e per un istante, nell'assestarsi, egli posò una mano sulla sua coscia, dove erano le giarrettiere. Ma subito, sorridendo alla preoccupazione che andava dipingendosi sul volto di Cesare, Ersilia si era alzata. Venga, Ida, suo marito, se non ha lei accanto, dà in svanie. Questo no, protestò Cesare. D'altra parte, non vedo perché si dovrebbero cambiare le abitudini. A volte cambiare un bene, disse Ida. Io non mi muovo. Oh, Ida, che vuole farci andare di traverso la Traviata? Replicò Ersilia. Senza contare, Metello disse, sostenendo il tono d'allegria e dentro di sé se ne vergognava, che geloso potrei essere proprio io. In questo caso, Ersilia disse, anch'io resto dove mi trovo. Era per tutti e quattro, così sembrava, un modo di stare allo scherzo e di fingersi spiritosi. Ora la platea lentamente si riempiva. E i loro discorsi, di loro donne in specie, inseguivano gli abiti e i cappelli estivi delle mezze calzette che in quella rappresentazione pomeridiana, l'ultima della stagione, prendevano possesso dei palchi e delle poltrone. Finché si spensero le luci, si accese la ribalta e cominciò l'animazione sulla scena, il coro e la voce folleggiante della Belliccioni che lo sovrastava. Libiamo lieti calici. Metello stava coi gomiti sulla balaustra, le mani nel vuoto, intrecciate, e tutto il suo sforzo consisteva nel cercare di immedesimarsi nella musica, nell'azione che si svolgeva sul palcoscenico. Sfortunatamente, egli conosceva troppo bene le amorose schermaglie di Alfredo e di Violetta per potersi disfare di una considerazione che, dopo averla formulata di minuto in minuto, sempre più lo ossessionava. Non ho mai avuto a che fare con una donna che portasse le giarrettiere. Ersilia, lei, sempre con quegli elastici che a volte le rimaneva al segno fino al mattino, e fosse il caldo, fosse una sua impressione, piano piano il fianco di Dina aderiva al suo, i suoi ginocchi, i due ginocchi si toccavano, erano una fiamma in mezzo al gran calore. Giravano inutilmente a pochi metri dalle loro teste e al centro dei soffitti,
le lunghe pale dei moderni ventilatori. Dopo il primo atto, con uno di quei suoi trapassi d'umore e con la saggia condiscendenza che ella amava esternare, sempre un po' infantile e civetta nei confronti del marito, Ida si alzò e disse: «Mi dia il suo posto, Ersilia, non facciamoli più soffrire questi mariti». Malgrado l'estasi di cui li aveva beneficiati l'ugola della Bellincioni, grondavano sudore. Passò il ragazzo del caffettiere e bevve una gazzosa. Metello, ormai persuaso della sua commedia, gridò: «Le scelgo io!» Ne offerse a Cesare una di limone e per sé, per Idina e per Ersilia le prese rosse, che almeno al colore potevano sembrar vino. Tornate a spegnersi le luci, ora sedendogli accanto, Ersilia gli sussurrò: «Non ti sembra, Metello, di esagerare?» Quella sera Ersilia gli ripeté: «Non so che gusto tu ci provi a mancargli di rispetto, te ne approfitti perché è una persona educata. È un imbecille, è un borghese. E con questo? Forse per non essere borghese bisogna essere maleducati?» Egli tacque ed improvviso si sentì carico di malumore. Stavano finendo di cenare in cucina con Olindo, che durante quel pomeriggio era rimasto a far da balia a Liberino, che ora credé di intervenire. Borghese o no, ha saputo farsi una posizione, a quanto sento, può anche permettersi di andare al mare. E se penso a come mi trovo io, domani arriverò a Rincine con 2 o 3 lire, sì e no, e dopo più di 15 giorni che non mi sono fatto vivo, ma saranno almeno 3 lire, che ne dici?» «Forse, chissà», gli rispose Metello, duramente. «Avrai quanto avranno gli altri». E portato dalle sue stesse parole, come riversando sulla testa di Olindo il veleno che era venuto a depositarsi sulla sua propria coscienza: «Tu e qualche altro cercate di mettere zinzania, vi sto studiando da un pezzo, non fate clamentarvi. Anche il tedesco, dopo i buoni propositi del primo giorno, sta battendo in ritirata. Siete diventati amici, a quanto pare. Siete tutti d'accordo? Come se fosse noi, io, Giannotto del Buono, a costringervi a scioperare. Come se non c'entrassero gli impresari e lo sciopero non fosse stato deciso all'unanimità». Olindo teneva gli occhi bassi e ammucchiava le poche molliche sulla tovaglia. Ersilia disse: «Metello, non alzare la voce, sveglierà il bambino». «Non ho ragione? Mi sbaglio forse?» Olindo scosse la testa. «Questo è un altro discorso», disse piano. «No, è un discorso giusto. Nessuno nega il tuo bisogno, ma come hai bisogno te, più o meno tutti hanno bisogno. E se proprio volevi portare a casa qualcosa, potevi tornare a Rincine in questo frattempo e occuparti nella mietitura, come hanno fatto tanti. Con la salute che ho, il forcone non è più pesante dei cofani. Sì che è più pesante. Tu è 15 anni che non lo prendi in mano, te ne sei scordato. E d'altronde, allora si era ragazzi, la fatica, anche se ci ammazzava, si rivoltava tutta in crescenza. E poi avrei dovuto umiliarmi allo zio fattore più di quanto non ho mai fatto finora. È questo il tuo errore. Non lo senti, le bestemmie che dici? Chiedere lavoro ti sembra un'umiliazione?» Ersilia intervenne ancora e Metello si alzò. «Io ho finito», disse. Diede la buonanotte e raggiunse la sua camera. Avrebbe fatto a meno di accendere la candela per non dar fastidio al bambino. E poi le finestre erano spalancate, sarebbero entrate le zanzare e c'era abbastanza luna. Ma se le finestre di rimpetto erano buie, la strada era piena di vita. Si udivano i richiami e le voci della gente seduta sulle soglie, sulle seggiole nane e a un certo traffico di carrozze davanti alla rimessa. Dall'angolo di via Michelangelo, dove era la fiaschetteria, veniva la musica di un paio di mandolini. Come poté egli sentire che Ida era affacciata ad avanzale sovrastante? Dunque ci pensava. Si portò alla finestra, guardò in su e non gli venne fatto né di salutarla né di darle la buonanotte. Lei era in sottoveste, aveva le spalle nude e anch'essa, senza dire una parola, ma come lo stesse aspettando, gli sorrise a lungo, muovendo leggermente la testa, come alludendo a un affettuoso diniego, e finché egli rimase a guardarla e a ricambiare il suo sorriso,
Quindi egli si ritirò, si stese sul letto. Lei cantava a bassa voce e, malgrado i mandolini e l'animazione della strada, arrivava fino a lui la sua voce. Parigi, o caro, noi lasceremo, la vita uniti trascorreremo. Era un idiota, era una provocatrice, e il letto gli sembrava più infuocato di sempre, l'afa più soffocante che mai. Il bambino dormiva su un fianco con due dita in bocca e il culetto nudo. Sentì Cesare che la chiamava e lei rispondergli: «Fammi respirare, altri 5 minuti, non si vede nessuno, no, e purtroppo non tira un refolo di vento. Ho il petto tutto un sudore». Metello si alzò, si infilò di nuovo i pantaloni e tornò in cucina. Ersilia stava rifacendo la branda per Olindo, che era ancora seduto al tavolo con la testa fra le mani. Metello gli disse: «Andiamo, vai, pensatore, ho un ventino di più, c'erano due mezze mescite e una boccata d'aria qui, non si respira». Ersilia, dalle spalle di Olindo, gli sorrise e fu per Metello un colpo dentro il cuore. Tuttavia, uscito in strada, mentre Olindo gli diceva: «Tu non devi credere», lui, invece di ascoltarlo, si voltò a guardare in alto alla finestra di Ida, la quale, un attimo, si spenzolò e subito si ritrasse. Passarono altre 2 settimane e più giorni ancora. Olindo era tornato a Rencine. Sarebbe sceso in città il prossimo giovedì, come tutti i muratori e manovali che abitavano nel contado. Ersilia, d'accordo con Metello, gli aveva dato il più che essa aveva guadagnato, lavorando la treccia anche dopo cena. Era una miscea, ma erano altri 25 soldi, oltre le 3 lire delle collette. Dal canto suo, siccome anche per loro, Salani, la situazione era diventata giorno per giorno sempre più seria, si allungava la nota del fornaio, del droghiere, e cresceva da solo, non versando le rate, il debito con la strozzina. Ersilia aveva deciso di lasciare la treccia e rimettersi ai fiori di carta, non più per diletto adesso, ma per guadagnare. Roini, il suo ex principale, aveva sposato una lavorante. Una moglie gli ci voleva e il suo sguardo non spaziava al di là del laboratorio. Sfumata Ersilia aveva ricominciato a considerare le ragazze, le donne che sedevano davanti ai ciocchi, battendo sugli stampini, ai banchi intenti alla confezionatura e quelle che venivano a portargli il lavoro fatto a domicilio. Credé di essere lui a scegliere, ma finì per impalmare la più astuta, Adelaide, una di Santo Spirito, il quartiere che attraverso via Santa Monaca confinava con San Frediano. Forse perché abitava in cotesta strada e più per il suo carattere e i suoi modi, la chiamavano Monachina. Dopo un anno di matrimonio, sterile e non precisamente felice, era diventata la padrona in ogni senso e misura. Una risipola a metà della fronte aveva ucciso il Roini nel giro di qualche settimana. Ersilia andò a trovarla. Erano state compagne di lavoro. Le aveva lasciato libero il campo e, seppure un tempo l'avesse odiata, ora Adelaide non gli avrebbe chiuso l'uscio in viso. Dopotutto, era alla rinuncia di Ersilia che la vedova Roini, come si leggeva adesso sugli sporti del laboratorio, doveva la sua fortuna. Così fu. Adelaide l'accolse a braccia aperte e le dette le prime ordinazioni, le prestò addirittura il ciocco, il mazzuolo e gli stampini. Né si dimostrò superba o ipocrita, al contrario. Vedi il destino, Ersilia? Potevi essere tu al mio posto e io venire a chiederti del lavoro. Me lo avresti rifiutato? D'altronde, nella tua povertà, sei stata fortunata. Hai un marito giovane, sano, hai un bambino. Mi contento, Ersilia le rispose. Sì, in quanto ad affetti mi sento una signora. E ora che tu mi dai lavoro, anche se lo sciopero durasse un anno, non si morirà di fame. Mi contento, ripeté.